Buongiorno Schillati! Oggi parliamo di fave. Per darvi un'idea di quanto mi piacciono le fave, io ho chiamato mio figlio Fabio. Ok? Oggi facciamo due ricette con le fave, perché la cosa più fastidiosa della fava, come sapete, è la comprate, togliete i semi, il 70% sono le bucce. Quindi vi faccio vedere oggi due ricette, un'insalata da fare con l'interno e uno stufato da fare con le bucce. Sigla e ingredienti. Allora, per l'insalata ci servono l'interno delle fave, del pecorino e della menta fresca. Io questa ce l'ho da anni sul balcone. Se ancora non avete una piantina di menta, piantatela, prendetevela. Io l'ho fatta facendo crescere le radici dopo averne comprato un mazzetto, perché è la pianta più low maintenance che potete avere sul balcone. È buonissimo, poi ci si può fare il tè, eccetera, eccetera. Mentre invece per lo stufato ci servono delle patate, la buccia delle fave, ovviamente, per la variante no vegetarian dei tocchetti di prosciutto, ma li potete anche togliere e fare quindi la ricetta vegana, e un cipollotto. Io avevo ancora questo qui in frigorifero, se avete una cipolla normale andrà bene lo stesso, e poi ovviamente olio, sale e pepe. Adesso andiamo a vedere, intanto iniziamo a fare l'insalata e poi andiamo a fare lo stufato. Per prima cosa prendete le vostre patate, le vostre fave e le andate a lavare. Opla, io li metto qui e le vado a lavare. Per prima cosa andiamo ad aprire le nostre fave lavate. Non è semplicissimo aprire le fave, dovete farlo. O almeno provare a farlo qui dove c'è l'apertura. Poi la fava ha questo interno morbidissimo, una così bella consistenza. Io, ognuno ha i suoi feticismi, a me piace aprire le fave. Ok? E poi le bucce le mettete a parte. Considerando per la ricetta che sto facendo oggi, ho preso 1/2 chilo di fave e poi ci vorranno più o meno 50 grammi di pecorino e 300 grammi di patate. Sono porzioncine, perché alla fine non rimane moltissimo. Ok, Schillati, come avete visto, il risultato finale di Bacelli è pochino, che questo è il motivo per cui poi andiamo a utilizzare i Bacelli. Ora, queste sono piccoline piccoline, vedete? Quindi io non vado a decorticarle ulteriormente. Avranno la buccia esterna che è un po' più dura delle altre. A me piace così. Altrimenti potete andare a fare un'incisione e a decorticarlo ulteriormente. Nel frattempo abbiamo messo la nostra acqua a bollire e le andiamo a cucinare, ma 10 minuti, non più di così, perché queste sono molto piccole. Il tempo di cottura varia a seconda della grandezza. Nel frattempo andiamo, vi faccio vedere come preparare le bucce, perché la buccia della fava si può mangiare cotta, ma bisogna fare attenzione di togliere il filamento, e sono due, c'è questo filamento qui e poi il filamento dove l'avete aperta, ok? Quindi la aprite per bene, prendete un coltello affilato e lo togliete, perché questa è veramente la parte meno mangiabile. Quindi io la tolgo da una parte, dall'altra. Adesso avete tantissima buccia, quindi potete tagliare generosamente. E poi io è un po' brigoso come lavoro, non dico di no. Ok. E vi tenete questa parte qui e poi la tagliate
a tocchetti. Ok? Ne faccio vedere un'altra. Questa è più morbida, quindi qui posso fare anche così. E poi a pezzetti non troppo piccoli, così, di questa grandezza qui. Ok? La stessa cosa fate con le patate. La prendete. A me, come sapete, piace tenere le patate con la buccia. E le fate a tocchettine e mettete tutto quanto insieme in una ciotola. Ok, schillati. Abbiamo tagliato tutta la nostra verdura, le patate e le bucce di fave e abbiamo anche scolato le fave. Come vedete, la buccia è un po' più bianca. Volendo, le potete anche aprire così, proprio decorticarle, però poi non rimane veramente niente da mangiare. Quindi io le lascio così. Adesso, queste le metto via. Vi faccio vedere l'insalata e poi andiamo a mettere sullo stufato. Allora, insalata molto molto semplice. Come vedete la porzione è molto piccola, quindi sono due tapas, sono due insalatine d'aperitivo. Le divido così, una per me e una per Mr. Cameraman. Andiamo ad aggiungere il nostro pecorino. Lo so che non si taglia così, lo so, però io sono un po' lesa e quindi la taglio così e semplicemente fare dei tocchettini. Da inserire nella nostra insalata. A gusto, a chi piace di più, a chi piace di meno. Il buono di questa insalata è unire il sapore della fava, che è abbastanza delicato, con ovviamente il pecorino che invece è salato, e poi c'è il sorprendente gusto della menta. Ok, adesso avendo talmente poche fave, andiamo ad aggiungere la nostra menta. Ok, un po' di olio. Sale. Pepe, una rimessatina e lei è a posto. Ed è pronta per essere mangiata. La mettiamo un attimo via e prima mettiamo sullo stufato e poi io me la magno. Ok, schillati. Per mettere sullo stufato, intanto mettete un po' di olio in pentola e cominciate a farlo scaldare, mentre tagliate il vostro cipollotto o la vostra cipolla, quello che avete. Risparmiamo un po' di tempo. Poi, appena faccio due soldi con sti video, mi compro anche dei coltelli per bene. Questi non tagliano nulla. Ok. E andiamo a soffriggere la cipolla con il prosciutto, se usate il prosciutto, di là. Ok, l'olio è caldo, andiamo a mettere i nostri primi ingredienti. Una passata veloce, eh? Ok, il prosciutto ha cambiato colore, basta così.
e poi andiamo a inserire la nostra verdura. Saliamo leggermente, perché se abbiamo messo il prosciutto ovviamente è già salato. Abbassare la fiamma e coperchio. Io non ho messo dell'acqua a questo punto, perché se si riesce a trovare la giusta temperatura eccetera eccetera, l'acqua non serve, però ogni tanto controllatelo. Ok, schillati, passati più o meno un quarto d'ora, il nostro stufato è pronto. Io ho aggiunto un po' di acqua, dopo circa 10 minuti si era leggermente attaccato, si deve un po' attaccare per dare un po' il profumo di arrosticino. E questo che vedete è il risultato finale. Adesso io me vado a mangiare tutti e due, inizio con l'insalatina, prego, formaggio. È una cosa speciale, è veramente buonissimo, da fare per gli antipasti anche se avete degli ospiti. E poi, cercando di non bruciarmi, prendiamo qui un po' di patata anche. Ce la posso fare, ce la posso fare. Perfetto. Le fave sono ancora leggermente crunchy, non sono sfattissime. La patata è bella cotta. Potete anche aggiungere un po' di pepe se vi piace. E queste sono le nostre due ricette fatte con le fave. Schillati, come al solito, se vi sono piaciute queste ricette, lasciatemelo nei commenti. Se non l'avete ancora fatto, abbonatevi, campanellina. Mi potete seguire anche sugli altri social e ci vediamo presto con delle altre ricette. Ciao!